Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parleremo dell'evento finale, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. E ragazzi, oggi andremo ad analizzare tutto quanto quello che dovremmo sapere sull'evento. Ecco, già mi disturbano. Dicevo ragazzi, dopo che la guardia lì non si è fatta i cavoli sua ed è morto, praticamente oggi andremo a parlare sia della patch sia degli aggiornamenti storia sia un po' di tutto. Quindi diciamo che questo video è un po' una ripresa di tutte le news sul canale che non ho portato fino ad ora. Praticamente da pochi giorni, da martedì, hanno aggiornato, appunto, c'è stato l'aggiornamento di Fortnite dove c'è stata appunto l'aggiunta dell'acceleratore. Questo dispositivo, appunto, c'era stato un po' spoilerato nelle sfide, ecco, appunto. C'era stato fatto spoiler appunto della fascia di questo raggio. Ovviamente mi metterò la foto. Praticamente questo raggio poteva assomigliare a quello alla creazione appunto del Doomsday che aveva creato appunto Mida. Anche se però effettivamente vedendo anche altri creator e tutto mi hanno fatto pensare, in particolare sto parlando di Lele. Per chi se lo domanda, mi ha fatto riflettere sul fatto che effettivamente questa luce potrebbe anche essere una correlazione anche al potere della regina, perché effettivamente quando ha aperto un portale, praticamente è sbucato questi raggi. Ora, questa teoria non so se può essere fattibile o no, lo scopriremo solamente vedendo appunto l'evento. L'evento nell'ultima patch è stato confermato, quindi aspettiamoci un bel evento. E praticamente ora andremo a parlare delle varie teorie e di quello che sappiamo in base alle missioni storia. Prima di tutto, parliamo delle missioni storia. Allora, in questo periodo ci sono state diversi intrecci fra i sette, cosa molto importante. Allora, rivediamo un attimo un po' i personaggi assieme che hanno guidato queste missioni. Allora, o Origine, che praticamente ci ha seguiti e ci ha dato fiducia nelle varie missioni per fermare appunto l'ordine. L'unica cosa che Origine non si fida molto di Paradigma, perché lui sa appunto che cosa è successo, cioè almeno dai dialoghi si comprende che lui sa qualcosa sulle due sorelle, cioè Ordine e Immagine. Paradigma invece dovrebbe essere un'altra componente, perché appunto Fortnite ha confermato che Paradigma è appunto fa parte dei sette. Praticamente quindi cioè, singolarità è paradigma. Ecco. Scusatemi, mi sono imbrogliata. Come mio solito. Quindi, praticamente, Immagine ha fiducia di Paradigma. Anche se per molti anni non è stata. Non si è fatta vedere dopo l'esplosione, appunto. Cioè, no, dopo la vittoria contro il Cap. Praticamente però
In mappa già si erano visti appunto un po' di riferimenti al mecha. Infatti, ieri Fortnite ha appunto lasciato un teaser riguardante l'evento. Cioè, praticamente si apre questo video dove appunto parlerà Paradigma dicendo che lei è pronta. E il mecha sta per arrivare di nuovo. Quindi praticamente ci fa capire che appunto Paradigma potrebbe entrare di nuovo nel mecha e dunque fermare tutto quello che sta combinando lui. Anche perché Yui hanno costruito questa torre che servirà appunto alla distruzione dell'eventuale isola, perché questo è stato confermato in uno degli audio che andremo a sentire assieme in questo momento, degli audio di questa appunto settimana. Io quelli della settimana che sono già usciti li metterò tutti insieme in un unico video, ma oggi li ascolteremo tutti insieme. Praticamente in uno in particolare, a parte dire che immagino che sono un pochino divisi, che comunque Origine non ha fiducia in Paradigma per quello che è successo, immagine vuole invece capire il perché, dato che a lei cioè la sua memoria è stata cancellata. Quindi c'è tutto questo punto interrogativo nel capire. Infatti, noi in quelle missioni che poi andrò a mettere nel video dovremmo appunto entrare nella sala segreta. Metto sempre l'immagine, ovviamente. Nell'immagine segreta. Cioè nella stanza segreta dovremmo ascoltare le diverse conversazioni vecchie dell'OI. E guardate un po', non si riesce a trovare informazioni vecchie su immagine proprio perché appunto Geno le ha cancellate. Quindi non si capisce Geno che tipo di personaggio sia. Se è correlato ai 7, se invece fa parte dell'OI, quindi ancora questa cosa non è data sapere. Sa di certo cioè, che Geno non vuole far capire che cosa ha fatto Immagine, cioè vuole tenere segretezza sulla sua storia antecedente. Quindi praticamente. Quindi ascolteremo Origine che guarderà questo tavolo, quindi cioè noi poi dovremmo trovare due chiavi per attivare questo tavolo e scopriremo che questo congegno è capace di far esplodere l'isola stessa. E Origine appunto ha già sperimentato questa distruzione totale di un'intera isola. Quindi vuole cercare a tutti i costi di evitare questo avvenimento. Quindi ci sarà appunto nell'evento questa battaglia fra i due che molto probabilmente non finirà in questa stagione. Anche perché la guerra è stata confermata fino alla prossima stagione, quindi succederà qualcosa che appunto distruggerà oppure fermerà l'intento degli OI. Ora tocca solo vedere l'evento e oppure gli eventuali spoiler che ci sono. Io sinceramente ho visto vari spoiler che farò a fine video, oppure probabilmente ci farò un secondo video dove metterò gli spoiler, ecco, sì, farò un secondo video in modo tale
da non fare spoiler alle altre persone che vogliono semplicemente delle news normali, quindi non vogliono appunto sapere dell'evento stesso. Quindi per ora ci fermiamo qui e ascoltiamo i vari messaggi che vi dicevo prima. È di Jones, o immagine comunque, che parlerà appunto delle disgregazioni del team, no? Allora. In questo momento nel santuario circola un sacco di incertezza. Non sappiamo chi ci faccia quell'affare a sponde del saccheggio. Non sappiamo se il mecha basterà a fermarlo. E cosa ancora più seccante, non sappiamo se possiamo fidarci di Paradigma. Collegami agli altoparlanti. È il momento di diffondere un po' di fiducia tra i nostri ranghi. Molti di noi si stanno facendo domande sulla fedeltà di uno dei nostri. Paradigma, perciò, voglio mettere agli atti e che sia ben chiaro che io mi schiero dalla sua parte. Ci ha aiutati a ogni singolo passo del nostro percorso. Giudicarla in base a una diceria, beh, è un'infamia. Io non ricordo il mio passato. Potrei anche aver. Non voglio nemmeno pensare a cosa potrei aver fatto. Ma ora sono qui. Sono pronta a combattere. E alla fine. Direi che è questo quello che conta. È giunto il momento di alzarci, di unirci e di combattere insieme e salvare la realtà. Ehi, sono arrivati nuovi piani super segreti da Origine. Vuole che togliamo la corrente a lui, di corsa. Forza, andiamo a guastare qualche quadro elettrico. Il più delle volte la guerra fa schifo. Questo però potrei farlo tutta la giornata. Ah, oh, non c'è niente di meglio che rompere cose che non dovrei aggiustare. Beh, come dico io, se non puoi batterli, rompigli le scatole. Non mi vengono in mente cose che usino così tanta energia. Tranne gli scudi da combattimento dell'OI, devo fare il rapporto al santuario. Tu continua così. Non abbiamo molto tempo, è una questione urgente, Luper. Lo strano macchinario di sponde del saccheggio si attiva con due chiavi e le abbiamo localizzate entrambe. Devi entrare nelle sedi dell'ordine immaginario che hai sulla mappa e rubarle, subito. Ne hai presa una? Rapporto situazione fondazione, ne ha presa una. Datti da fare, servono entrambe. Con queste chiavi riusciremo a ricostruire cosa stanno architettando. Hai fatto un ottimo lavoro oggi. Forse hai salvato la realtà. Grazie di aver tolto la corrente all'OI. Ora i loro sistemi sono in modalità provvisoria. Ora possiamo accedere a un'oloscrivania dell'OI per simulare il macchinario di sponde del saccheggio. Dovrai usare un generatore e le due chiavi di controllo che hai raccolto prima. Raggiungi il punto sulla mappa, collega tutto e io inserirò la password di override. Fai presto. Ok, e qui si ferma il primo, le prime missioni. Quindi, come avete ascoltato, immagine è molto provata cioè è molto provata dal suo passato che non è a sua conoscenza, cioè lei non conosce il suo passato e vorrebbe. Infatti è molto disperata, si sente dalle sue parole, però comunque si fida di Paradigma, a differenza di Origine. Ora sentiremo appunto le missioni per trovare il tavolo. Ancora una chiave, attiviamo la simulazione. Ogni cosa nel loop è sparita, come niente fosse. Non voglio vedere un altro mondo che finisce, stavolta vinceremo. Ecco, il tavolo è proprio quello che vi stavo dicendo, quindi il riferimento a questo. Che praticamente potrebbe distruggere l'intera realtà, quindi l'isola in questo caso. Per farla breve, i sette ho passato buona parte della giornata a cercare di sanare lo scisma tra Paradigma e i sette. Per farla breve, i sette stanno riattivando il mecha e non sappiamo se Paradigma lo piloterà. Ecco fatto. Sei aggiornato. Ora devo distrarmi con qualcos'altro. Su, si va a pesca. Di piccole parti di mecha perse da tempo e zuppe d'acqua. Noi ci stiamo impegnando. Speriamo anche i sette. Più studio le sorelle, meno capisco. Immagine. Sembra molto interessata a recuperare i vecchi file del personale dell'UI. So di un database analogico segreto che potrebbe aiutarci. Vediamo se riusciamo a capire cosa sta cercando. Qualcun altro sta esaminando i file. E da quel che vedo,
Sta guardando gli stessi dati. Vedo documenti su Fondazione, Origine, Paradigma, ma niente sulle sorelle. Di nuovo, i file sono stati eliminati da... Wow, Geno. Se sopravviviamo, lasciamo fuori dai libri di storia la parte in cui perdiamo l'enorme fortezza nemica. A meno che il mio grande piano non risolva tutto. La fortezza può nascondersi, ma un profilo sismico accompagna tutti i suoi spostamenti. Ho installato un sismometro per rintracciare la base dell'OI, ma devi aiutarmi a calibrarlo. Se la fortezza salta entro 50 metri dal sismografo, saremo i primi a saperlo. Oh, vedo che stiamo già ricevendo dei dati e vorrei capire cosa significano. Quindi Jones ti ha riferito i nostri piani per riparare il mecha. Bene, detto tra noi, attivare il mecha è la nostra unica speranza. Le riparazioni sono in corso, ma visto come l'abbiamo trattata, non so se Paradigma lo piloterà. Stiamo comunicando, ma c'è del lavoro da fare. Se si rifiuta di collaborare, ci servirà un pilota. E tu hai dimostrato la tua lealtà. Dovrai superare i test di pilotaggio, prove di velocità, agilità e arrampicata. Buona fortuna. Ho registrato il tuo punteggio. Passa alla prova successiva. Ok, vediamo la prossima. Ben fatto, Looper. Valuteremo i tuoi risultati. Anche se Paradigma dovesse tornare, potrebbe servirle un copilota. Ecco, allora, in queste ultime missioni, Origine ci fa appunto fare dei test. Questi test sono appunto per pilotare il mecha, eventualmente che Paradigma non dovesse farlo, oppure gli servirebbe appunto un copilota. Ora, da queste parole mi verrebbe in mente che nell'evento finale potremmo, sottolineo, o guidare il mecha, ma anche se il teaser dice che lei è pronta, oppure mi verrebbe in mente che servirebbe un copilota. Quindi noi potremmo pilotare il mecha insieme a Paradigma. Non lo so, ragazzi, mia interpretazione. Ok, questo video finisce qui, ma tranquilli che ne usciranno altri di video. In questo caso uscirà quello dedicato appunto alle missioni storia di questa settimana e sia quelle delle eventuali spoiler. Quindi io vi saluto, mi raccomando iscrivetevi e ciao ragazzi!